Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andremo a vedere insieme un nuovo attrezzo che ho comprato. Sì, solitamente non faccio video del genere, però ritengo che magari ogni tanto far vedere gli attrezzi che utilizzo e che alla fine mi sono comodi, potrebbero essere comodi anche a voi. Mi sono imbattuto durante le feste natalizie a scegliere qualcosa da regalarmi e ho deciso di comprare un attrezzo che appunto mi sarà sicuramente utile durante i lavori che andrò a effettuare alla mia macchina o qualsiasi altra vettura. Si tratta di un cricchetto elettrico a batteria. Quindi molto comodo, diciamo, se ne vedono parecchi in giro e non mi sono, diciamo, andato a impelagare in un acquisto troppo esoso, ma comunque mi sono tenuto sull'economico e però funzionale. È un prodotto che potete trovare su Amazon, di cui vi lascio il link in descrizione. La marca, se non ricordo male, si chiama Fadawalk. Non mi chiedete che marca sia perché onestamente non l'avevo mai sentita, e se scrivete cricchetto elettrico ne escono veramente un'infinità. Tra le varie features di questi cricchetti elettrici, diciamo, ho trovato che questo nel complesso sia un po' il migliore. Quindi intanto apriamo insieme e vediamo di che si tratta. Questo è come si presenta l'imballaggio. Come possiamo notare, questa è la forma del cricchetto. Notiamo subito, diciamo, le prime features di questo cricchetto, ovvero che arriva un 50 Nm di torque massimo, è con l'attacco 3 ottavi, batteria ovviamente 12 volt con capacità di 2 ampere. Allora, questo non so perché si sia scollato, in quanto l'ho già provato, sono una persona molto molto golosa. La prima cosa quindi che troviamo all'interno della scatola è questa comoda valigetta dentro il quale potremo andare a riporre tutti gli attrezzi, insomma, della confezione. E sempre prima cosa che troviamo appunto è la valigetta contenente poi il cricchetto elettrico, le batterie e altre cose. Molto comoda perché così possiamo mantenere un ordine all'interno del nostro garage. Ci troviamo subito un libretto delle istruzioni in diverse lingue, mi sembra che ci sia anche l'italiano, non ricordo, vediamo subito insieme, no, mi sembra che è tutto inglese, ok, quindi lo mettiamo da parte. Questo è il reale contenuto della scatola che alla fine ci interessa. Abbiamo subito all'occhio delle bussole che vanno da misura 6 a misura 15, con due batterie, in quanto una è già montata all'interno del nostro cricchetto elettrico con il relativo caricabatterie. Per rimuovere la batteria, molto semplice, basta sfilarla premendo, facendo pressione su questi due punti e successivamente la andremo a rimettere. Possiamo notare subito che qui abbiamo il nostro manettino per andare a mettere in funzione il cricchetto. Il cricchetto è dotato di orientamento, quindi possiamo andare a avvitare e svitare, e in entrambi i sensi funziona il nostro cricchetto elettrico. Qui abbiamo i leddini. E qui abbiamo un piccolo pulsantino che, diciamo, fa da sicura, quindi tutto in basso. Se andiamo a fare pressione sul grilletto, chiamiamolo così, sta a salve, non scenderà e non si attiverà nulla. Tirandolo in su andrà a funzionare. Come abbiamo potuto notare, ci sta una lucetta, un piccolo LED che andrà a illuminare dove andiamo a svitare. Oltre questo abbiamo tre LED di carica: rosso non è carico, giallo è quasi scarico, verde la batteria è carica.
come abbiamo notato poco fa, tramite il grilletto possiamo andare a regolare l'intensità del nostro motore. Quindi più premiamo in sostanza, più avrà potenza. Come potete notare, mi sono munito di una chiave dinamometrica e di un bullone con relativo dado. Questo perché voglio fare una prova, un test. Come vi ho detto poc'anzi, questo cricchetto elettrico arriva a 50 Nm di coppia. Questa è una chiave dinamometrica che, se non ricordo male, va dai 5 Nm fino ai 60. Di conseguenza andremo a stringere sulla morsa questo bullone per vedere realmente il serraggio di questo cricchetto. Ok ragazzi, procediamo a svitare il dado. Chiave da bussola da 17, abbiamo già inserito l'orientamento, quindi il dado dovrebbe venire via. Dado estratto, adesso faremo l'inverso, lo andremo ad avvitare a morte. Quindi ruotiamo il nostro cricchetto, inseriamo il dado. Ok, dado avvitato a morte, adesso non ci resta nient'altro che prendere la nostra dinamometrica, settarla a Ho settato la chiave dinamometrica a 45 Nm. In questo modo, se io provo a stringere questo dado, dovrebbe subito loccare. Ci ha messo un pochino, non ha alloccato subito, quindi secondo me questo cricchetto in realtà non arriva a 50 Nm, ma a poco meno. Ok ragazzi, abbiamo visto il funzionamento di questo attrezzo tattico. Secondo me mi tornerà molto utile per andare a smontare in maniera più veloce varie cose nella macchina, soprattutto per esempio le bobine, candele, coperchio del motore. Insomma, si può utilizzare in veramente tante cose. E diciamo, la cosa utile inoltre di questo cricchetto, appunto, la lunghezza del becco, chiamiamolo così, che comunque ci facilita il lavoro quando dobbiamo arrivare in luoghi un pochino più ostici. Ovviamente lo devo ancora provare nelle macchine, quindi diciamo magari più avanti vi saprò dire realmente quanto è utile, però sicuramente a primo acchito mi sembra veramente un attrezzo valido, soprattutto per quello che costa. A listino su Amazon sta a 140 euro circa. L'ho preso tramite un coupon che dava il negozio in quel momento e l'ho pagato circa 80 euro, che comunque per un attrezzo del genere è molto valido. Abbiamo visto che la coppia a quale arriva a stringere non è proprio precisa, però siamo all'intorno, ma diciamo ci interessa il giusto, in quanto è semplicemente un attrezzo di accompagnamento durante l'avvitamento di bulloni e diciamo per facilitarci anche quando dobbiamo andare a svitare eventuali dadi e bulloni. Detto questo, fatemi sapere inoltre se può interessarvi un video in cui vi faccio vedere la chiave dinamometrica che vi ho mostrato oggi, che comunque sia è molto valida, e magari fatemelo sapere, perché in caso mi compro un potenziometro così da andare a testare realmente a quanto arriva la chiave dinamometrica. Detto questo, posso chiudere qui il video. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram MitchTuning. Per questo video è tutto, MitchTuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!